Popolo TH, buonasera e ben arrivati al tanto che c'hai da fa, Tiziano Di Natale, ciao Tippo! Ciao Ale, ciao a tutti! Di aprire subito un brindisi, io farei sì. Un brindisi secco al nuovo anno. Auguri a tutti! Allora, io partirei subito a bomba con Richiedetela, ci colleghiamo a Bannucci. Dai! Buon anno a voi, buon 2021 e bentrovati a Richiedetela, ciao! In tantissimi mi hanno chiesto, ma Marco Vannucci, ma oggi che è la prima puntata, che non ci sono richieste pendenti, ma cosa farai a Richiedetela? In chi sarà l'artista con il quale ci colleghiamo oggi? Allora, come diceva un mio caro amico Mike, buongiorno, gira la ruota. Ma guardi che caso, a me puzza un po' sta cosa, sì. Perché c'era solo lei nella roulette. Vabbè, allora ascoltiamola, vai. Sì. E anche perché è un omaggio a un mio collega Renzo Arbore. D'Incecco è l'ideale, se un pezzo popolare vuoi ascoltare. Gabriel Canelles ci fa proprio cagare. No! 2021, la cronaca non può mancare, fatti strani oltre il giallo. Ce lo vediamo? Vai. Oggi vi racconteremo una storia emozionante che vede come protagonisti Gino Focaccia e Pino Foresta. Gino desiderava aprirsi un bar, mentre Pino aveva sempre preferito i soldi facili alla fatica. Farabutto. Già da piccolo veniva soprannominato Ladrun. È sempre stato un truffatore, già alle elementari. No, il 23 gennaio del 2000, Gino decise di comprare al bar del suo amico un gratta e vinci. E proprio questo biglietto lo porterà a vincere 1 milione di euro. Decise così di chiedere al suo migliore amico, lui no. Sì che poteva dargli il giusto consiglio. No. Ladrun consigliò a Gino di reinvestirli tutti in un biglietto della lotteria inventato da lui. Dai. Gino, senza pensarci due volte, consegnò il 1 milione di euro al suo amico. Aspettò un mese, ma non ha preso quel giubbotto, brutto. Corse così al bar del suo amico, ma lo trovò chiuso. Speriamo di no oggi. Andiamo a intervistare il commesso che non ha dato il telefono al signor Focaccia. Ma chi è il signor Focaccia? Quel giorno non aveva i soldi. Lotteria. Sempre schietto. Ma sì, minchione pure tu, lo capisci che era tutta una truffa, non esiste guardi, nessuna non lotteria. Non si agita. Guardi, devo andare a lavorare e si sta pure riprendendo. Occhio. Torna il professor Altolocato, ci colleghiamo con lui, via, ciao Dad. Vai. Professore, buonasera, ben trovato. Ciao, sì. Ragazzi, scusa, che ho un po' di problemi oggi. State lì che tanto adesso chiamo il centro clienti. Dica nome e cognome dopo il segnale acustico. Aldo Locato! Ci sta stonando a noi. Dica il suo codice fiscale, se non lo ricorda dica. Non lo so. Ragazzi, non lo ricordo a memoria. Non lo so! Male, molto male. Allora, signora, visto che farà da spiritosa, mi dica l'anno esatto della scoperta dell'America. Facile. 1492. Ho vinto io. Ti ho fregato. Per riattivare la linea internet, dica ora l'anno della rivoluzione francese. Capito, ragazzi, ma lo sanno tutti che l'anno della rivoluzione francese è... Ci colleghiamo, Massimiliano. Dai. Senta, ma ha qualche progetto in cantiere? C'è qualcosa di nuovo? Beh, è chiaro che io sono già proiettato per il mese di febbraio, Io sono in possesso di alcuni documenti che mi sono state mandate persone vicino a Conte, diciamo. Il DPCM di febbraio? Sì, ce l'ho. Lo leggo? Sentiamo. Okay. Per il mese di febbraio è previsto il colore giallo per tutte le regioni, tranne il giorno 14, il giorno di San Valentino, in cui l'Italia sarà tutta rossa. Che per evitare assembramenti, credo, no? Ma guardi che è rosso perché è il colore dell'amore, no? Abbiamo il pacchetto a zizze per le donne single. Ah, ok. San Valentino, se sei sola, chiami e arriva a zizze. Ma poi c'è anche il pacchetto per le donne in crisi. C'è il pacchetto crisi, sì. Sempre di Aziz. È il signor Massimiliano? Sono io, Massimiliano Eventi, sì. Siamo della Guardia di Finanza. Ci deve seguire in questura. E amici, devo andare. Speriamo di rivederci, Massimiliano. Speriamo, arrivederci.
Mi è rimasta impressa una sola cosa, cioè questa. Gabriel Cane. No. Gabriel Cane. Non cantarla. No. Lo sappiamo, non lo vogliamo sapere. Tutti insieme. Insieme chi? Gabriel Cane. Ci fa proprio cane. Arrivederci. Ciao. Ci vediamo.